per ovviamente omaggiare oggi e ringraziare anche gli amici della Comonuoto che festeggiano quest'anno i 100 anni, certo, e che ci hanno ospitato durante tutta questa estate 2019. Devo dire che, come per la canottiera Ilario e anche come per il tennis Como, un po' di fortuna Como gliel'ha portata. Abbiamo qui oggi tre grandi campioni davvero di questa società, orgogliosamente rappresentata dal suo numero uno. C'è anche la bandiera tricolore alle spalle, oltre che il gagliardetto ufficiale ovviamente della Comonuoto, Mario Bulgheroni. Buon pomeriggio, presidente. Grazie, buon pomeriggio. Grazie a tutti. Te, credo sia orgoglio innanzitutto ospitarci qua su questo splendido terrazzo della tua società in una giornata un po' nuvolosa ma comunque sempre gradevole. Diciamo che è una giornata velata. È una giornata velata. Ma sono quei veli stupendi. Ma la soddisfazione bella è avere tre campioni, eccoli qua, adesso li presentiamo. Due sono tornati ieri, sì, con la medaglia di bronzo. Due facce di bronzo. E poi Martino invece, che ha addirittura qualche cosa di ancora di più importante, sì, di medaglia. Lo facciamo vedere tra poco. Presidente, presentali tu giustamente. Presentarli, la prima presentazione, la prima cosa che mi sento di dire è che è il miglior regalo che gli atleti della Comonuoto abbiano potuto fare alla Comonuoto nei suoi 100 anni. Quale miglior regalo avere di fianco a me due ragazze che hanno partecipato alle finali europee Under 17 e che sono medaglie di bronzo. Una è bianca, con la pallanuoto, ecco, ricordiamo, pallanuoto femminile Under 17, loro, esatto, tra l'altro sono componenti sia delle Rane Rosa che anche delle Under delle 17, piccole, giusto, sì, delle più, esatto, piccole, esatto. Però questo è un traguardo. È un traguardo stupendo, è un traguardo stupendo anche perché il movimento della pallanuoto femminile a Como sta prendendo veramente molto piede, ma giustamente anche grazie a loro, ma grazie anche a tutte le nostre ragazze. Dicevo, Bianca Romanò. Ciao a tutti. Ciao Bianca. C'è anche la nonna, ma non vuole farsi la nonna, la nonna è lì, c'è anche Paola la nonna. Romanò. C'è anche la nonna, grazie, che è qua, grazie, eccola qua, perfetto. Qua. Molto bene, che è la tua tifosa numero uno, numero Bianca? Uno. Da giusto? Sempre. Certo, da sempre, certo, perfetto. Certo. Senti, devo dire che la cosa più bella. Beh, poi aspetta, prima presenta anche, sì, gli altri, presidente. Poi c'è Rebecca Bianchi. Rebecca Bianchi ha un nonno particolare che è Mario Bianchi, che ha compiuto l'altro ieri 90 anni, ma soprattutto ha 80 anni di Comonuoto. Straordinario. Mario. Peccato, non sta molto bene, quindi non può mai partecipare, ma gli mandiamo, beh, un grande abbraccio. Beh, però gli ha fatto un grandissimo regalo, assolutamente, Rebecca, è stata, sì, bellissima, sì, sì, sta cosa. E mandiamo un grande abbraccio a Mario. Assolutamente. Poi abbiamo Martino Pavan. Lui nuoto. Lui è un dorsista, ha, sì, preso un bronzo anche lui, così li mettiamo sullo stesso piano, sì, nei 200 dorso, ma poi si è riscattato prendendo l'oro nei 100 dorso. Ai campionati italiani. Ai campionati italiani, giusto? Italiani, campionati italiani. Quindi anche Martino, certo, caro presidente, è un orgoglio. È certo. Della, certo, Comonuoto. È vero, eh? È vero, un orgoglio, ripeto, è il miglior regalo che potesse avere la Comonuoto da parte dei suoi atleti. Sì, hai ragione, caro presidente, sembra fatto apposta questa cosa qua. L'abbiamo costruita 100 anni che ci stiamo pensando. Dai, non lo so, vabbè, comunque sia, è stato un regalo che credo tu hai gradito tantissimo, ci speravi tanto e queste ragazze ti hanno dato una grande, sì, soddisfazione. Sì, te, sì, lo, sì, aspettavi? Mi aspettavo da queste due ragazze perché oramai erano nel giro della nazionale da un po' di tempo, so che sono molto determinate, le seguo anche durante le partite, anche se alcune volte la domenica non riesco ad assistere alle partite, però quando posso sicuramente ci sono. Me lo aspettavo perché sono ragazze dedicate allo sport, che hanno proprio la pallanuoto nel loro DNA. Penso anche per trasmissione genitoriale, in quanto i padri sono pallanotisti. Martino e Gaetano. E Gaetano Bianchi, anche lui grande, sì, giocatore, sì, sì, hanno tutti e due giocato, esatto, nella formazione, esatto, maggiore. Dicevo che la cosa, forse una delle cose carine, tante, che tu, il coach, Tete, papà Martino, papà Gaetano, hanno detto, è forse stata quella di Maria.
Romanò, la più anziana. Sì, 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 ha detto che adesso non sarà più la figlia di Martino, ma la sorella di Bianca. Allora, iniziamo da te, Bianca. Sentiamo innanzitutto le tue soddisfazioni, il tuo orgoglio davanti anche alla tua nonna, che ovviamente ti coccola con gli occhi, orgogliosa di te. Quali sono le sensazioni, cara Bianca? Le sensazioni sono bellissime, è stata un'emozione indescrivibile. Medaglia di bronzo, lo ricordiamo, sì. Queste ragazze, medaglia di bronzo ai campionati europei Under 17 con la nazionale, la maglietta ufficiale, ecco ce l'avete, la maglietta ufficiale, abbiamo chiesto di portarla. Avete anche la medaglia, facciamola vedere, va. Che così è giusto anche mostrare il bronzo che Bianca e anche Rebecca ovviamente orgogliosamente hanno portato a casa dalla Grecia. Dicevi soddisfatta, Bianca? Sì, molto. Non ho ancora realizzato del tutto, se devo essere sincero. Cosa ti hanno detto a casa? I complimenti mi hanno fatto e che anche per loro è stata un'emozione comunque essere lì con mio papà e mia sorella. Te l'aspettavi, come ha detto il presidente, era un traguardo fattibile, raggiungibile, c'erano delle speranze sicuramente importanti, però forse non so se riuscivi, se potevi pensare addirittura a salire sul podio, anche perché nella finale del terzo e quarto posto avete battuto l'Olanda, che mi pare non fosse l'ultima squadra arrivata. No, allora durante l'anno abbiamo fatto un sacco di collegiali con la nazionale e sinceramente non mi sarei mai aspettata di arrivare fino a questo punto. Con l'Olanda abbiamo fatto anche un common training durante il collegiale lungo, verso luglio, e comunque durante le partite pareggiavamo sempre e alla FITIA Cup con la nazionale abbiamo perso la medaglia d'oro e abbiamo vinto quella d'argento, quindi contro l'Olanda stessa. Quindi è stato anche un traguardo batterla alla finale per il terzo posto. Hai giocato, hai avuto spazio, ti sei presa le soddisfazioni che hai anche avuto, che hai meritato, in senso dopo una lunga preparazione. Perché da quanti mesi è che voi, tu, Rebecca, non vi fermate? Dal 24 luglio, quando abbiamo iniziato le finali Under 17. Esatto. Subito dopo il 28 siamo partite con la nazionale. Ok, perfetto. È un risultato importante anche per Rebecca. Sentiamo anche le tue sensazioni, cara Rebecca. È una medaglia bellissima. Come ti hanno accolto a Como? A casa? Cosa ti hanno detto? Te l'aspettavi? Tutti contenti, tutti i complimenti. E sinceramente non me l'aspettavo, però è stata un'emozione pazzesca. È stato un traguardo dopo quindi, un mese e mezzo di lavoro. Vuole dire Rebecca di e Bianca, tanti sacrifici, ma credo che anche Martino ne fa un casino di sacrifici, cioè, tanti sacrifici e tanti allenamenti, duro lavoro e poi però arriva anche le una soddisfazioni arrivano. Siete andate in vacanza? No. Andate in vacanza? Adesso andiamo 4 giorni al mare. Che direi che è meritato, però c'è la scuola adesso. Sì. Esatto, quindi si riparte subito, non c'è tregua. Esatto. Cosa fai tu, Rebecca? Io faccio il liceo linguistico al Giovio. Liceo linguistico al Giovio, tu Bianca? Faccio tessitura al setificio. Ok, perfetto, una al Giovio e una al setificio. Martino, ovviamente sentiamo anche te, perché sì, ovviamente ciao, fai vedere anche le tue medaglie. Abbiamo visto quelle di Rebecca, quelle di Bianca. Tu ne hai due addirittura. Questo la medaglia di bronzo, il bronzo dei 200 metri dorso. Questo è una delle promesse davvero della Como Nuoto a livello nuoto, quindi ringraziamo anche Verica Scorza, che è l'allenatrice ovviamente. E questo invece e questo è l'oro dei 100 dorso sempre. Quanto ti alleni, Martino? Innanzitutto di dove sei? Di dove sei? Io di Como. Sei di Como, quanti anni hai? Ho 15 anni. 15 anni, quindi hai la stessa età sono di comaschi. Sì, lo so che sono comaschi anche loro, presidente. No, un anno in meno. Rebecca ne ha? Rebecca 16. E un anno in meno. Bianca 17. Allora, 17, 16 e 15. Vabbè, comunque, tre gioielli straordinari che ha tirato fuori il prodotto, il vivaio della Como Nuoto. Quanto ti alleni, dicevo Martino? Durante il periodo prima dei campionati italiani facevamo 2 allenamenti al giorno, entrambi di 2 ore, per 3 mesi. Per 3 mesi è stato così, fino ad arrivare ai campionati italiani. Ti aspettavi di arrivare a questo traguardo, a portare a casa 2 medaglie dai campionati italiani? No, non me l'aspettavo, anche perché gareggiavo con avversari di un anno più grande, per cui hanno 2 e 3, e non me l'aspettavo. Dopo il bronzo di 200 dorso, che è stata un'esperienza molto bella, l'oro nei 100 è stato, diciamo,
il coronamento di un anno di lavoro. Perfetto, ancora amici in diretta, ve lo ricordo, in diretta questa puntata di Sport Magazine dalla sede della Comonuoto, qua in esterno, sul terrazzo, diciamo che è l'ultima perché poi chiudiamo, visto che arriva la stagione autunnale, magari torneremo qui ancora il prossimo anno se il presidente ci ospiterà come quest'anno, è stato sicuramente molto bello e devo dire che è tutto sommato piacevole perché insomma essere qui è un posto assolutamente molto molto bello, come potete vedere in una giornata non splendida ma comunque anche con le nuvole al suo fascino lo stesso, e con questi grandi gioielli del vivaio Comonuoto. Martino, quali sono adesso i tuoi traguardi? Ah, c'è la scuola ovviamente? Sì, giovedì inizierà la giovedì. Scuola. Tu che scuola io fai? Io frequento il liceo scientifico Volta. Quindi tu vai al Volta, a Como? Devo iniziare il secondo anno, sì. Ok. E questo. E quindi e poi vabbè si riparte. Quali sono i prossimo obiettivo, Martino? Allora, il prossimo campionato importante è quello a dicembre. Gli assoluti in corta. Esatto, gli assoluti indoor, giusto? Indoor, sì. Esatto. E poi ovviamente campionati italiani di categoria e poi campionati assoluti in vasca lunga, sempre qui, a Riccione. Perfetto, allora torniamo un attimo ancora al presidente che veramente oggi è felice, raggiante direi. Ecco, purtroppo dobbiamo dirlo, abbiamo invitato anche Tete Pozzi, che di fatto non ha potuto perché ha un impegno, e se queste ragazze sono arrivate a questo livello una parte del merito è anche di Tete, che è felice, che è orgoglioso, che a volte le ha anche pure sgridate, ma giustamente parte, che ci sta, fa parte della crescita. Ecco, sì. Presidente, queste ragazze adesso secondo te dove possono arrivare? Beh, questo comunque in effetti è una medaglia che ti azzardo. Metti lì sulla diciamo sul gagliardetto, certo. Dei 100 anni, ti puoi mettere anche queste due ragazze, ma anche Martino, insomma, certo. Assolutamente. Tanta roba. Allora, pescaramanzia non azzardo, ma sono sicuro che arriveranno lontano. Mi sento però di ringraziare chi? Ringraziare quei soci della Comonuoto che durante il periodo, durante i 100 anni della Comonuoto, hanno costruito loro soci questa sede con i loro sacrifici. La sede è eccola qua, io ve la faccio rivedere, questo è il terrazzo. Con i loro soci hanno costruito la piscina, eccetera. E quindi ha dato la possibilità a tanta gioventù comasca di venire in Comonuoto, attraversare. Oggi festeggiamo queste medaglie, ma nell'arco dei 100 anni la Comonuoto ha avuto veramente tante medaglie. A partire, vogliamo ringraziare l'ingegner Trolli, che è stato colui che a cui è dedicata anche la piscina. A lui è dedicata la piscina perché lui era ingegnere, ha fatto il progetto della piscina, ha seguito la piscina e mi raccontava un ex presidente che mi diceva che l'ingegnere era ricoverato a Sant'Anna, questo ex presidente era lontano e tornato quando ha saputo che l'ingegner Trolli era ricoverato e gli ha detto: caro Corrado, sto parlando del presidente Corrado Badò, gli ha detto: Corrado, mi raccomandi la mia Comonuoto. Io ho una missione, quella di essere, di sentire le parole dell'ingegner Trolli che diceva Corrado Badò che mi raccomando la mia Comonuoto. Presidente Mario, credo che l'hai onorata al meglio questi 100 anni. Io poi spero. È successo questo straordinario triplete. E ti ha impreziosito il tutto, era bello già lo stesso. Era bello comunque, era bello perché onorare coloro che ci hanno permesso, che hanno permesso a questi ragazzi di arrivare a questi risultati è la cosa che più ci gratifica, che gratifica me, ma gratifica tutta la Comonuoto. E loro devono ringraziare il nonno Mario, la nonna Paola. Lui è anche figlio quasi d'arte perché la mamma di Martino, Patti Tagliabue, che è stata una delle prime pallanotiste. Ah, non lo sapevo questo. Ah, ecco, hai fatto bene a ricordarlo. È stata una delle prime pallanotiste in Comonuoto e poi ha proseguito così, ha fatto anche l'allenatrice. Tra poco quest'anno si ripresenterà come allenatrice per gli Under 11. Ok, sì. Allora tra poco chiudiamo ancora con te, però prima vorrei rifare un giro con i tuoi meravigliosi ragazzi. Ad iniziare da Bianca Romanò, 17 anni,
non puoi più far parte di questa nazionale, vero? No, tu, in realtà l'anno prossimo ci sono i mondiali 2002, quindi under 18. Ah, quindi ci puoi stare anche il prossimo anno, perfetto. Speriamo. Sì, 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 io te lo auguro. Dedicato a chi questa medaglia? Dedicata a chi questa medaglia, Bianca? Io vorrei dedicarla a mia sorella, alla Mary, e a mio papà e a tutta la mia famiglia. In primis alla Mary, perché comunque durante gli allenamenti mi aiuta sempre. Beh, è stata affettuosissima questa, sì, posta che ha scritto, è stata il mio appoggio in tutto. Quanto ti ha aiutato Maria? Tanto, davvero tanto. Senti, ti fa specie quando adesso dice sarò considerata la sorella di Bianca? Sì. In effetti lei è sempre stata un po' la capostipite, insomma, dicevano figlia di Martino, ma in realtà adesso effettivamente c'è anche questa cosa. Va bene. A chi la dedichi? Io la dedico, Rebecca, alla mia famiglia, al nonno e anche un po' a Tete. Ah, è anche merito suo, ecco, e lo ringrazio. Allora, oggi Tete non c'è, mi sarebbe piaciuto averlo qua, purtroppo non ha potuto esserci, anzi lo puoi salutare dal video ovviamente, poi ti Ciao, guarderà Tete. Sicuramente. Ecco, dedicato anche a Tete, quanto è stato importante, sentiamo poi anche Bianca, quanto è stato importante per farvi crescere? Trasgridate, rimproveri ovviamente. Per me è davvero tanto. È stata una figura importante, ed è una figura importante. Bianca, quanto è stato importante? Tanto anche per me, davvero. Perfetto, giusto rendere omaggio e merito anche al vostro allenatore, che oggi non è qui, ma ovviamente ha un ruolo importante, lo sappiamo benissimo. Martino, senti, ecco, a chi dedichi questo straordinario 2019, queste medaglie che hai lì gelosamente in tasca, le hai messe in camera? Non gelosamente, ma per scaramanzia. Vabbè, dai, è un orgoglio avercele lì, dai, insomma. Io posso dedicare queste medaglie alla mia famiglia, ai miei compagni, ai miei amici, ma soprattutto alla mia allenatrice. E anche un po' a me stesso. Verica, giusto? Sì, verica. E anche a te stesso, è giusto, perché in effetti è giusto. Perché se il 90% del lavoro quest'anno è stato fatto da Verica, perché gli allenamenti li ha preparati lei, le mie paturnie, se le subisce lei, tutte le gare, un po'. Ma Verica è importante dal punto di vista fisico o psicologico? Entrambi, assolutamente, esatto. Entrambi. Ecco, perché fare l'allenatrice di nuoto credo sia una cosa tra le più importanti, perché devi anche... Beh, ovviamente per gli atleti sì, certo. È la persona più importante, quella che prepara... Con la quale magari forse passi il maggior tempo possibile anche della giornata, perché ne passi tanto con lei. Sì, esatto. Sì, probabilmente è così. Perfetto. Va bene, allora Martino, era giusto farti vedere e conoscere, ed è giusto ricordare che anche tu quest'anno hai fatto un anno meraviglioso. Grazie. Complimenti. Grazie. Continua così però. Sì. Adesso a dicembre, allora ci aspettiamo un qualche... Adesso continuiamo a lavorare. Sì, adesso continua la scuola, perché ovviamente c'è la scuola. Certo. Però poi continua a lavorare. Sì, continuerà a lavorare. Perfetto. Rebecca e Bianca, che dire a voi? Invece vi auguro almeno 4 giorni di relax, giusto che ve lo meritate, quindi iniziate con un po' la scuola con qualche giorno di ritardo. No, iniziamo a scuola e poi dopo andiamo. Ah, iniziate a scuola e poi andate, ok, perfetto. Ci presentiamo. Esatto. Un'ultima cosa ragazze, quali sono i vostri obiettivi adesso, nell'immediato, dopo questa sbornia di felicità che avete tutte e due? Cosa, il prossimo anno, voglio dire, anche perché c'è il prossimo anno una cosa molto importante, poi sentiamo magari il presidente, anche le Rane Rosa, della quale fate parte, che insomma mi pare di capire ci stanno cercando di muovere bene sul mercato, poi il vostro coach mi ha già confermato qualche cosa. L'obiettivo, non so dirlo adesso, è sicuramente alto, però comunque mi impegnerò sempre tutto l'anno per raggiungerlo, però non voglio essere, cioè sono scaramantica, quindi non voglio. Allora Bianca, l'ultima cosa, qual è il tuo ruolo? Marcatore, perfetto. Il tuo ruolo invece Rebecca? Io attaccante. Allora Rebecca 16 anni, Bianca 17, obiettivo Rebecca? Allora, il mio obiettivo sicuramente è arrivare più in alto possibile e quest'anno cercherò di dare il massimo, come tra l'altro, cioè come ho fatto quest'anno. I risultati si sono visti, quindi speriamo di andare avanti bene. Chiudiamo con il vostro orgoglioso presidente, ringraziandolo ancora dell'ospitalità per tutta l'estate. Chiudiamo qui, ed era giusto farlo oggi, abbiamo un po' stemuto oggi che il pomeriggio che si era annuvolato, ma volevamo essere presenti alla Comonuoto per dire innanzitutto grazie dell'ospitalità, presidente. Grazie a voi per la presenza. È stato un piacere. Per quanto è fatto per il nostro sport. Ecco, senti, chiudi tu, lascio a te 30 secondi per chiudere, visto che siamo davvero alla conclusione.
rifacendo vedere i tuoi tre gioielli, sono i forse più fulgidi ovviamente, e poi soprattutto loro sono tornati ieri con la medaglia di bronzo, quindi non potevamo farci scappare né Rebecca né Bianca per questa puntata di Sport Magazine, ma anche Martino. Vai Presidente. La chiusura, ma non è la chiusura di queste interviste in Como Nuoto, tanto spero che il tempo regga, e se il tempo regga, perché mai no? Perché quando fa il settembre è bello. Ah, beh, certo, certo, sì, 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 quello sicuro, mai. Però è un po' più un'incognita. È un po' più un'incognita, però se ci sarà l'occasione, noi siamo ben felici di ospitarti e di essere ospitati da Ciao Como, che ripeto, ci segue sempre con molta passione. Quest'anno abbiamo un po' rivoluzionato, diciamo, mentre. Il nuoto è consolidato con Verica, ma anche lì abbiamo introdotto qualche modifica, nel senso che abbiamo apprezzato alcuni ragazzi che faranno gli allenatori o comunque i tecnici, per dare più opportunità, perché abbiamo 130 o 140 nuotatori e quindi abbiamo dovuto un po' arricchire anche il settore tecnico. Abbiamo rivisto in modo consistente la pallanuoto maschile, giovanile, con Zimonic, che sarà il primo allenatore. Nuovo allenatore, esatto, nuovo allenatore. Avremo modo di presentare anche lui nelle prossime settimane sicuramente. La femminile, non anticipo nulla, però si sta rafforzando. Beh, ovviamente loro due sono... Loro due sono già nello staff e sono già diventate più forti. E ridere, Becca. Sono già diventate più forti. E per dare una mano a loro due, per crescere assieme, stiamo rafforzando un po' le fila della prima squadra, e con un bel obiettivo che sempre per scaramanzia non dico, ma lascio immaginare. Ormai è parecchi anni che arriviamo ai playoff e quest'anno vorremmo arrivare ai playoff e superarli. Poi ognuno faccia le bene, Presidente. Allora, anche il sincro, poi finisco. Beh, anche prego. Il sincro comunque ha dato degli egregi risultati quest'anno, e quindi lo sport veramente ha premiato la Como Nuoto. E allora noi chiudiamo questo collegamento esterno, l'ultimo diciamo della stagione qui in esterna, ovviamente dalla Como Nuoto, dove quest'estate abbiamo fatto tante trasmissioni, e lo facciamo nel modo migliore. Non potevamo pensare anche noi di chiudere al meglio. Ripeto ancora, eccoli qui i grandi protagonisti, Martino, Rebecca e Bianca. Complimenti ancora a tutti. Grazie. Voi ragazzi per quello che avete fatto. Complimenti a te per aver portato una società in forma e in salute a compiere 100 anni e per continuare a regalare allo sport di Como gente di questo calibro. Bravo Presidente. No, bravi loro, brava la società, bravi i nostri atleti. Grazie, alla prossima. Grazie. Chiudiamo anche la diretta Facebook dalla Como Nuoto. Grazie per averci seguito e un caro saluto ancora agli amici della Como Nuoto. Buon pomeriggio. Ciao, grazie. Grazie.